mi sentivo minacciata da Giovanni De Robbio. L'ho sempre considerato molto, molto guascone, perché questa è la parola che veniva utilizzata, troppo, troppo esibizionista e anche eccessivamente ingerente nella scelta. Lui cercava di prevaricare costantemente, ma non si capiva mai il confine della prevaricazione quale fosse, anche perché si appoggiava spesso al meetup, si appoggiava spesso all'ex candidato sindaco che voleva anche diventare vice sindaco, tra l'altro. E questo comportava un confine troppo estremamente labile. Io ho varie volte chiesto, per questo parliamo dei rapporti con i nostri rappresentanti, io già da luglio, quando ci sono state le pressioni per lo stadio, per me sono state gravissime, perché erano lontanissime da quello che era la concezione, non solo del movimento, ma quella che era una concezione istituzionale, che il sindaco dovesse incontrare degli imprenditori privati per la gestione dello stadio. Per me era una cosa grave. E infatti ho chiesto l'espulsione già allora di Giovanni De Robbio. Questo non è avvenuto, perché non c'erano i motivi per tale espulsione. E a dire ovviamente del direttore, non c'erano i motivi per l'espulsione. Ci fu pure a luglio una riunione, sempre per questa questione stadio, in cui partecipò anche Roberto Fico. E lì pure ci furono delle discussioni, per cui io ritenevo che in quel caso Giovanni De Robbio avesse completamente abbandonato non solo la linea del Movimento 5 Stelle, ma una linea istituzionale, perché quella che è la linea istituzionale non permette, lo ripeto, che questo tipo di incontri al di fuori delle sedi istituzionali, tra l'altro poi con una linea politica già decisa, che era quella lì dello stadio affidato al Comune, che poi abbiamo fatto, insomma. E quindi in quel caso c'è stata la prima richiesta di espulsione.